questa vigilia della festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, noi anticipiamo quella che è una grande festa, una delle più antiche che la Chiesa ha sempre creduto, sia di Oriente che di Occidente. Ci sono testimonianze che sono state tramandate oralmente, poi ci sono testimonianze antichissime che risalgono addirittura al secondo secolo dopo Cristo. Ma che cosa dice la Chiesa, e con questa anche proclamazione del dogma nel 1950, che cosa ci insegna e ci invita a credere? Che in Maria si è compiuto il destino dell'umanità così come doveva essere nel progetto di Dio senza il peccato. Infatti, Maria viene chiamata la nuova Eva, cioè l'inizio della nuova umanità, e è la nuova Eva perché quella primitiva cadde nel peccato, fu causa di peccato anche per Adamo, e tutto il genere umano e tutta la storia umana furono sconvolte e ne portiamo ancora tutte le conseguenze. Fra le varie cose che sono state causate dal peccato, ribellione a Dio, la perdita del dono dello Spirito Santo e via di questo passo, ci sono la sofferenza, la malattia, la morte. La morte è proprio il frutto più profondo e più definitivo del peccato. E la morte ha sempre due dimensioni, perché l'uomo ha due dimensioni, una dimensione materiale ed una dimensione spirituale. La morte del corpo è quella che tutti vediamo e sperimentiamo, la morte dello spirito, che non è la fine dello spirito come finisce il corpo, è un vivere della parte nostra spirituale lontano, separato da Dio, come una pianta che continua a esistere ma è secca, che vive nella solitudine, che vive nell'odio, che vive nella disperazione, che vive nel buio. Questa morte spirituale è la sorte di tutta l'umanità. Con la nuova Eva, Dio ha questo progetto che viene promesso subito dopo il peccato dell'origine. Guardate bene, ma si realizza dopo tantissimo tempo con Maria, madre di Gesù, quello che noi chiamiamo la Beata Vergine Maria di Nazaret, assunta in cielo. Si realizza con lei perché lei viene preservata dal peccato di origine, perché Dio conosce la sua fedeltà e rimane fedele. Mai peccò, rimase immacolata nell'anima, mai portò in sé le conseguenze del peccato e poté generare il Cristo. Tutta la redenzione dell'uomo dunque passa attraverso la Madonna che accompagna il Cristo, lo precede, lo genera, lo fa nascere, lo educa, lo fa crescere, è lei che ce lo dona, lo accompagna fino sotto la croce e Gesù vince la morte, frutto del peccato, pagando al posto nostro il peccato, la colpa del peccato. E dunque lui passa oltre la morte con la resurrezione. Chi passa dunque con lui entra nella resurrezione. Chi pensa di fare da sé rimane nella morte. Quindi è l'occasione che noi abbiamo per entrare nella vita. E la Madonna, essendo l'Immacolata che l'ha accompagnato fino sotto la croce, è colei che, non avendo mai peccato e non avendo l'eredità del peccato, quindi non ha l'eredità della morte in sé, anche lei non vede la morte. Ed è per questo che la tradizione nella gloria è il corpo glorificato. Ci sono due precedenti, anche se non hanno lo stesso significato e la stessa portata della Madonna. Uno, Enoch, uno dei primissimi patriarchi nell'Antico Testamento, e l'altro Elia, che si dice appunto rapito sul carro di fuoco, cioè viene portato in cielo. Quello stesso Elia che compare con Mosè a fianco di Gesù sul Tabor una settimana prima della sua crocifissione, della sua morte, del suo esodo, come dicono loro. La Madonna dunque è colei che, non portando il peccato in sé e non avendo mai peccato, non sperimenta la morte né sperimenta mai
sulla terra una separazione da Dio. La sua anima è continuamente unita a Dio, ispirata da Dio, ed è l'esempio dell'umanità perfetta. Ora, contemplare Gesù che sale al cielo e poi ci lascia la Madonna per un certo tratto sulla terra perché accompagna la Chiesa nascente, perché diventa madre della Chiesa, cioè rigenera, aiuta a rigenerare i figli salvati dal Figlio, il Cristo, ma li deve far crescere spiritualmente fino a portarli a maturazione. È per questo che rimane con loro durante il cammino terreno e non sale subito con il Cristo in cielo. Ebbene, lei che percorre tutto questo tratto, finalmente assunta in cielo in anima e corpo, prende la stessa posizione e dignità del Cristo, così che dov'è il Cristo, Gesù, è anche la madre sua. Sono sempre uniti. Quindi lei ha preceduto e ha completato sulla terra, prima di Cristo e dopo Cristo, per il bene dell'umanità. Si è sacrificata per tutti noi e potete immaginare quello che ha sofferto nei 3 giorni della morte del Cristo, la separazione, unica a mantenere la fede. Cosa ha sofferto dove rimanere con l'umanità? Gli apostoli, forse tutte brave persone, ma certamente molto grezzi e molto distanti dalla perfezione dell'umanità del Figlio. E finalmente, sempre per amore nostro, no? Dunque rimasta sulla terra, finalmente viene unita al Figlio. Allora noi diciamo che dov'è il Figlio è sempre la madre. Nel tabernacolo abbiamo la presenza reale di Cristo, spirito, anima, corpo, sangue, tutto quanto è lì presente nel tabernacolo, ma potete sempre pensare che unita al Figlio vi è sempre la Madonna. E qual è la funzione della Madonna l'Immacolata? Così come lei ce lo ha donato, lo ha preparato e poi ha preparato gli uomini, la Chiesa nascente, a esserne portatori nel mondo, così lei è quella che si avvicina più a noi per avvicinarci di più al Figlio. Quello che il Figlio vuol fare o non vuole fare, lei lo ottiene prima, così come fu a Cana, per cui anticipa il Figlio, chiede al Figlio di fare un miracolo che non era contemplato, e il primo miracolo pubblico di Gesù dunque viene fatto a Cana perché la Madonna interviene e dice: non hanno più vino, fate quello che gli vi dirà. E quindi è per mezzo di Maria che tutto si compie, anche il miracolo, anche la grazia. Dunque l'Immacolata che sale e viene assunta in cielo in corpo e anima è colei che garantisce un'unione più forte, più salda, più sicura, nel senso che è più misericordiosa nei confronti dell'umanità intera. Per questo noi facciamo tutto attraverso la Madonna per raggiungere il Cristo. Il Cristo è l'unico grande mediatore, ma siccome lei è sempre col Figlio, lei media tra noi e il Figlio quando noi non abbiamo né la forza, né il coraggio, né il merito, soprattutto il merito, di avvicinarci al Figlio. E il Figlio, chiedendo le cose per noi, il Figlio non le nega mai, perché a sua madre non nega nulla. Il significato dunque dell'Immacolata che viene assunta in cielo è per noi il segno di sicura speranza che dove sono loro anche noi saremo, non per merito ma per grazia, non perché siamo bravi ma perché abbiamo riconosciuto il nostro peccato e abbiamo detto: sì, allora se tu Cristo ci doni la vita eterna, noi crediamo in te, rifacci nuovi da brutti che siamo, mortali, peccatori, tu ci doni una grazia che ci fa non essere più peccatori, ci fa rinascere come uomini nuovi, e tutto questo sempre per la mediazione della Madonna. Là dove loro sono, anche noi saremo, lo ripeto, mai per merito, nessuno di noi merita niente, non è un'opera di giustizia, perché se fosse giustizia saremmo tutti all'inferno, ma per grazia, perché la misericordiosa, Madre della Misericordia, intercede per noi. Sia lodato Gesù Cristo.